Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video che nelle mie intenzioni è il primo di una serie di quattro video che vedete qui citati sulla sinistra, nel quale vi vorrei parlare dei servizi cloud in generale e in particolare del servizio cloud personale che sto usando da qualche mese ormai. Questo servizio cloud si chiama, come vedete qui nel titolo della mia scaletta promemoria, COFR, KOOFR. Questo è il servizio cloud che sto usando appunto personalmente. Perché vi presento questa serie di video? Perché un bel po' di tempo fa mi è stato chiesto appunto se io personalmente usassi un servizio cloud di questi privati personali, prima di tutto, e se era il caso, quale servizio usassi personalmente, quindi potessi consigliare ad altre persone come voi che state guardando questo video in questo momento. Ecco, una premessa, diciamo subito che questa serie di video sarà un po' diversa da quelli che solitamente pubblico, ovvero non sarà un, come dire, un tutorial passo passo, perché questi servizi, questo e altri numerosi servizi che sono offerti in rete, sono, come dire, di facile utilizzo, piuttosto intuitivi, non necessitano di un granché di spiegazioni perché sono proprio fatti apposta, offerti al pubblico più ampio possibile per essere usati in modo semplice. Quindi non è che ho preparato in queste quattro, continuo a chiamarle scalette, ma in realtà non è proprio così in questo caso, queste quattro scalette non ho preparato delle istruzioni passo passo da mostrarvi e raccontarvi in questi video, ma sono piuttosto dei, come dire, degli articoli, quasi come fossero degli articoli di un blog nel quale vi nei quali vi presento le diverse caratteristiche che offre questo servizio di cloud che potete usare per salvare i vostri dati nelle nuvole. Quindi non passeremo passo passo appunto questi articoli, questi scritti che ho preparato nel tempo, ma vi darò proprio degli accenni così qua e là, molto veloci, rapidi, degli accenni superficiali, lasciandovi ovviamente nella descrizione di ogni video il suo corrispondente articolo. Così se vi interessa iniziare ad usare un servizio in cloud come archivio dei vostri documenti, dei vostri dati, o se ne state già utilizzando uno, ma per svariati motivi non vi soddisfa più e volete provare qualcosa di nuovo, ecco che io vi lascio appunto questo e i prossimi tre video, che spero appunto di avere il tempo di registrare a breve, insomma, e con allegato ognuno il suo articolo di dettaglio. Quindi, se appunto siete interessati a questo argomento e siete interessati anche voi ad adottare un servizio di cloud nuovo o in sostituzione del vostro attuale, prendetevi poi il tempo di leggervi questo e i prossimi tre articoli che lascio appunto come accompagnamento a questi video. Questo primo video, ovviamente essendo il primo, l'ho intitolato Introduzione, dove appunto spiego quello che vi ho appena spiegato, che il perché ho deciso di fare questa miniserie di video, dove spiego brevemente anche la mia storia nei servizi cloud, perché personalmente ho già dovuto migrare tra due servizi da quando ho iniziato ad usarli. Uno era Ubuntu One, l'altro era successivo Vuala, poi sia uno sia l'altro hanno chiuso. Ubuntu One non è fallito nel vero senso della parola, ma la ditta, l'azienda Canonical ha deciso di dismetterlo, mentre Vuala è proprio, diciamo così, l'azienda è fallita in quanto servizio, non era più sostenibile il servizio Vuala, hanno deciso di dismetterlo.
Non sono gli unici, tuttavia, ci sono anche altri servizi che io non ho mai usato e che in tempi più o meno recenti hanno chiuso le porte e sono servizi tipo Copi e Bitcasa che hanno raggiunto una certa notorietà. Penso che chi si è interessato a questi servizi abbia già sentito almeno una volta questi due nomi, Copi e Bitcasa, che non esistono più. Voilà, questo primo paragrafo parla un po' di queste cose per far capire quanto sia anche difficile, molto concorrenziale questo mondo dei servizi cloud per i privati, ecco, che a volte poi le aziende più importanti offrono servizi sia business, ovvero a livello aziendale, sia sempre pur per i privati. Altri offrono solo servizi per le aziende, eccetera, eccetera, che sono anche strutturate in modo diverso, i cloud per le aziende rispetto a quelle per i privati. Comunque a noi interessa, ovviamente, in quanto utilizzatori, potenziali utenti privati, interessano i servizi livello, diciamo, a livello personale, privato, di chiunque voglia utilizzarli. E voilà, quindi parlo un po' delle mie peripezie e appunto e anche perché sono approdato a questo COFR. Come l'ho scoperto, il perché, il per come, come è organizzato, da dove viene, dove è situata l'azienda, eccetera, eccetera. E prima di adottare definitivamente, ripeto, ormai da diversi mesi, questo servizio di archiviazione dati, file dati, mi sono anche permesso di contattare, insomma, di contattare queste aziende e di fare loro alcune domande giusto per avere un orientamento un po' uno sul capire come fosse reattivo il supporto, il contatto con questa azienda, perché questo dà l'immagine di come questa azienda reagisca ai contatti con i propri potenziali clienti e dall'altro per avere proprio un quadro generale di come opera questa azienda COFR che offre il servizio cloud di COFR. Quindi ho mandato per mail appunto all'email di contatto dove, sul sito, ho mandato alcune domande a questa azienda e loro gentilmente e celermente mi hanno risposto, quindi mi hanno fatto anche una buona impressione iniziale. Ecco. Domande le vedete qui, le potete poi leggere appunto tranquillamente per conto vostro, ma tipo che ne so, dove sono ubicati i vostri server, solo nell'Unione Europea o anche altrove, eccetera, eccetera. Proprio domande di questo tipo. I contatti, siccome l'azienda è slovena, i contatti sono, come dire, ovviamente in inglese, a meno che non conosciate lo sloveno, ovviamente queste sono domande e risposte che io ho posto loro in inglese e poi le ho tradotte qua liberamente in italiano. Poi, brevemente, sempre per quanto riguarda questo articolo, sull'introduzione al servizio di cloud COFR e anche in generale ai servizi di cloud, ho elencato qui qualche vantaggio di un servizio cloud rispetto al non usare un servizio cloud. Al di là del fatto che ormai il mondo sembra andare in questa direzione, che i servizi di cloud siano molto di moda, che praticamente ogni smartphone ha uno più possibilità di connettersi a un cloud per salvare, che ne so, le foto, i video che fate, oppure la sincronizzazione del calendario Google o dei contatti Google, degli email, dei numeri telefonici, delle rubriche che almeno nel mondo Android e affini, si usa praticamente sempre, questi servizi di calendario e dei contatti di Google. Anche quello è un servizio cloud che si sincronizza fra vari dispositivi. Ecco, insomma, il mondo è interconnesso anche in questo senso ormai. Ci sono cloud dappertutto, data center dappertutto sparsi nel mondo e quindi se hanno avuto così successo questi sistemi, ci sarà pure anche un motivo, e se continuano a avere tutto questo successo, malgrado i rischi connessi al loro uso, al loro utilizzo.
perché non bisogna nasconderli. Infatti, come vedete, l'ultimo articolo previsto in questa serie l'ho intitolato significativamente i servizi di cloud e la grana della sicurezza. Quindi vedremo lì, quando arriveremo alla quarta e ultima parte di questa miniserie, parleremo proprio di questa cosa, che forse è la più importante di tutte, perché poi un servizio cloud, si potrebbe dire così grossolanamente, vale l'altro. Uno può scegliere chi gli è più simpatico, più affine, eccetera, eccetera, che ne so, che ha delle funzionalità che siano più utili per lui, di tutte le decine di servizi di cloud che ci sono oggi a disposizione, basta fare una ricerca in rete e vedrete quanti risultati trovate, e poi, quindi, che sia COF che vi sto presentando ora e come dire, invitando almeno a dargli un'occhiata e vedere voi stessi se giudicate anche voi che sia un buon servizio o meno rispetto ad altri, però un servizio bene o male di cloud per i privati offrono tutti più o meno le stesse funzionalità, però la cosa veramente importante è la sicurezza di questi dati, perché nel cloud noi, come dire, mandiamo in rete i nostri documenti, le nostre foto, tutte le cose più o meno private, quindi dobbiamo avere anche una certa fiducia in questi servizi, oppure preventivamente garantirci noi stessi una certa sicurezza prima di poter utilizzare e voler utilizzare questi servizi. Quindi per il momento ci limitiamo, come dire, ad accennare i vantaggi di utilizzare un servizio in cloud, perché ci sono indubbiamente. E alla fine di questo articolo, come spesso faccio comunque anche nei miei video, lascio una serie di riferimenti in rete, non da ultimo il sito, l'home page principale dell'azienda e del servizio Cloud Cof, che è questo indirizzo, che l'ho anche aperto qua, giusto per farvi vedere. Mi sembra che sia molto recente il cambiamento della grafica del sito, perché fino a pochi giorni fa si vedeva in un altro modo, ecco, penso che la home page l'hanno ridisegnata. Comunque, vedete, COF qua in alto a sinistra, il logo del servizio cloud. Questa è la home page del sito, scusate, dell'azienda che offre il servizio. Qui avete i link dove potete andare a vedere le features, ovvero le funzionalità offerte, le varie app per i vari piattaforme mobili, per le varie piattaforme mobili e non, anche per i computer, i desktop, i portatili, spiegano come funziona, eccetera, eccetera. Vedete, potete andare a leggervi tutto tranquillamente. Ecco, come ho detto, essendo un'azienda slovena, al momento presenta, diciamo, al pubblico, come dire, internazionale, mondiale, tutta la sua documentazione, le spiegazioni del suo servizio tutto in inglese. Non so se c'è una versione anche in sloveno della loro lingua madre, però ecco, il servizio è offerto in inglese al momento, anche se non è escluso che in futuro possano esserci traduzioni dell'interfaccia e dei siti in altre lingue, però ovviamente è comprensibile, essendo l'inglese, come ho detto innumerevoli volte, la lingua franca della rete. È ovviamente il primo idioma sul quale si lavora e con il quale si lavora se si vuole offrire un servizio internazionalmente. Ecco. Voilà, questo solo per mostrarvi in questa introduzione il loro sito. Qui potete andare sul blog, sulle funzionalità, eccetera, eccetera, vedete un po' come funziona. Come ho detto, questi servizi sono fatti apposta per essere usati da tutti e quindi non sono difficili, sono abbastanza intuitivi, sono interfacce semplici, le installazioni sono semplici sia sui dispositivi mobili, sul vostro smartphone che sul PC, il programma client che gira sul PC, tutto è piuttosto semplice, non ci sono grandi spiegazioni da dare se non seguire un po' cosa dice l'interfaccia. Ecco. Voilà, torniamo al nostro articolo per dire che per questo primo video mi sembra
sufficiente quello che vi ho detto. L'importante è leggere nel dettaglio l'articolo se vi interessa. Come vi avevo detto all'inizio di questo video, io sommariamente vi spiego cosa ho scritto nei singoli articoli e poi spetta a voi se avete l'interesse andare più in dettaglio, oppure se non avete l'interesse, ovviamente sapete cosa fare. Con questo concludo questo primo video, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi attendo alla prossima parte di questa miniserie. Ciao ciao!